Priore, buonasera, bentornati. Grazie, allora, grazie. È stato un lungo viaggio. Sì, è bello pesante. I due giorni è piovuto abbastanza. All'andata è stata dura? Sì, i primi due giorni ha fatto acqua abbastanza. Una grande devozione, un gemellaggio? Un gemellaggio che hanno fatto Vasto e Bari. Ma voi ci andavate già prima? Sì, e la croce c'ha 300 anni. È un pellegrinaggio che dura dal 1700, poi è stato interrotto. Nicolino Crisanti ha riformato il gruppo parecchi anni fa. Ma non so. Cosa rappresenta per voi il culto di San Nicola, questo santo? È un santo che ha fatto dei miracoli, dei bei miracoli. Ecco, c'è la devozione per andare giù. Pronti per l'anno prossimo? Sì, come no. Anzi, dobbiamo aumentare i pellegrini. Se ne eravate? Eravamo 20. Abbiamo beccato due giorni di pioggia, però poi il resto ci ha accompagnato il tempo e siamo arrivati asciutti a Bari, tutto bene. La signora da quanti anni fa il pellegrinaggio? È 20-25 anni che abbiamo ripreso. Però ci sono andato quando ero piccolina, 5 anni, fino a 10 anni. Quindi non 25, più altri 5-30. 5 e avevo sempre il pensiero di andare, e adesso è 25 anni. Mi hanno detto di chiedere l'età. 90 anni. Non li dimostra per niente. Grazie, grazie. Non ci crediamo. Purtroppo gli anni ci sono. 90 e 77. Oh, ma lei ha fatto il pellegrinaggio a piedi all'andata? Sì, 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 ho fatto a piedi. Oh. Però questa signora qua è la roccia della compagnia. Perché? Perché è una roccia. Cammina come una lepre e non arriva nessuno. E poi la roccia che cosa significa? Una grande roccia, è forte. Per la nostra compagnia è una grande roccia. Ho incontrato, mi hai preso per la mano, mi hai sorriso ed ora sono con te. Mi accompagni, dolce madre mia, o Maria, verso la felicità. Donna vestita di sole, che si specchia nel mare, più bella del cielo, che si specchia nel mare. Nel cielo pensi a tutti i figli tuoi, tutto cuore vicino a tuo Gesù. Che noi percorriamo, tu per mano ci conduci a lui. Donna vestita di sole, raggiante di stelle, Maria sei tu. Siete tornati ancora più santificati, ecco, e ancora migliori di come siete partiti, e questo ritorno possa
a giovare non soltanto a voi, ma soprattutto, sono sicuro, per tutte quelle persone e quelle intenzioni che avete messo nel vostro cuore il giorno della partenza, ecco, che per intercessione di San Nicola e anche di Maria Santissima possa esaudire tutte quelle preghiere che avete portato nel vostro cuore, questo è importante, e possa tornare poi anche a vostro vantaggio personale, perché possiate essere delle persone migliori, soprattutto questo serve il pellegrinaggio, a diventare dei cristiani migliori. E mi raccomando, ecco, che la vostra preghiera anche quest'anno, in questo ritorno, possa essere da oggi in poi una preghiera fatta con più fede, perché questo è quello che fa cambiare il mondo e fa cambiare le persone, e questo pellegrinaggio vi faccia avere anche più forza, più speranza, più carità e più fede in Cristo. Per l'intercessione di Maria Santissima e di San Nicola di Bari, vi benedica a voi e le vostre famiglie, Figlio e Spirito e Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Complimenti e auguri. Grazie. Vi ringrazio.